Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand della Star Coffee SRL, proprietaria del marchio Il Caffè di Giuseppe Monti, e siamo in compagnia dell'amministratore unico dell'azienda, Giuseppe Monti. Giuseppe, è un gran piacere ritrovarti qui dopo molti anni. Stiamo parlando di 12 anni dall'ultima intervista. Sì, esattamente, 12 anni. E dunque, in questi 12 anni sono accadute tantissime cose. Facciamo però un riepilogo dell'azienda: come nasce, quando nasce e come si sviluppa. Allora, intanto io nasco come rappresentante, quindi da lì poi nel 2010-2009 mi metto per conto mio e inizio e creo l'azienda, quindi dalla tostatura, al confezionamento e la vendita, tutto da me. Poi pian piano con i vari collaboratori abbiamo iniziato a creare una rete vendita e quindi nasce l'azienda e nascono i marchi. Lì, siccome io mi chiamo Monti Giuseppe, inizio a creare il primo marchio con il mio cognome. Oggi ho creato un nuovo brand che è la M di Monti con l'espresso italiano di Giuseppe Monti. Ci metto pure la firma, perché realmente ci metto la firma anche perché credo nel prodotto, l'ho creato io, ci lavoro io in produzione, cerco di creare nuove miscele. Oggi abbiamo 5 miscele e quindi ci credo a 360 gradi, ecco. Diciamo anche che tu hai avuto l'intuito di andare a promuovere i tuoi prodotti e il brand che li legano al tuo nome con dei testimonial di eccezione. Chi sono? Sì. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, devo dire anche amici, mi hanno aiutato in questa, perché comunque sono dei testimoni a livello nazionale. Io invece ho iniziato a livello regionale, qualcosa al nazionale la vendiamo, ma ancora siamo piccolini. Quindi oggi mi sto iniziando a affacciarmi nel nazionale, che è quello dove stiamo puntando, perché ovviamente per crescere dobbiamo uscire dal territorio. E devo dire che loro mi hanno aiutato tantissimo, abbiamo fatto delle campagne pubblicitarie dove ci sono anch'io, e quindi è anche simpatica e ci ha aiutato tanto. Io ho visto l'ultimo spot, davvero molto spiritoso, con tanta autoironia. Chapeau per la scelta. Grazie, grazie. Sì, l'ultimo è stato simpatico, loro non ci sono, l'ho fatto da solo, con una ragazza che mi ha accompagnato, mi ha fatto da spalla, ma devo dire, ne parlano tutti. Si dice, l'importante è che ne parlano, non è il bene o male, l'importante è che ne parlano, e devo dire che ne parla. Allora, Giuseppe, in questi 11 anni, cioè dalla nostra ultima intervista nel 2011, è passata tanta acqua sotto i ponti, avete realizzato tanti prodotti e non ultimo vi siete fatti accompagnare anche da una macchina, anzi due modelli macchina, se vogliamo, che sono proprio alle nostre spalle. Di cosa si tratta? Allora, sono delle macchine che ai tempi aveva creato un'azienda che adesso poi è stata rilevata da altre persone, oggi l'abbiamo acquistata noi e devo dire noi l'abbiamo rivista, rimodulata, abbiamo messo dei colori nuovi, insomma abbiamo cercato di migliorarla. Sono dei progetti che tra l'altro abbiamo pure brevettato, perché della meccanica all'interno è stata modificata in modo particolare e siamo riusciti pure a brevettarla, quindi abbiamo pure il brevetto della meccanica interna. Devo dire che ha un'estrazione che per noi è unica, perché appunto il prodotto che facciamo si deve sposare bene con la macchina e l'erogazione della macchina lo rende più corposo, cremoso. Quindi è un perno importante per completare tutta la fase di lavorazione del caffè. Oggi noi con questa macchina abbiamo due modelli, la Pingu e la Modula, e devo dire sono la meccanica identica all'interno, cambia l'estetica esterna, la Modula si presta a un design più particolare che è qui alle nostre spalle, e invece la Pingu è più una macchina che si adatta sulle varie cucine, sulle varie più easy, più. Devo dire che comunque tutte e due hanno un'estrazione che con questi sistemi sia di compensazione sia di siluro interno che abbiamo brevettato
rendono il caffè molto più cremoso e corposo. Stiamo ovviamente, tutto è nato da un paio d'anni, quindi siamo nella fase che ci vogliamo fare conoscere, specialmente fuori la Sicilia. Ecco, l'obiettivo intanto, dopo aver ben coperto tutto il territorio siciliano, è quello di passare nel continente, come si dice qui in Sicilia, cioè in tutta la penisola in Italia, in tutte le altre 19 regioni, per essere presenti non solo nei punti vendita specializzati, ma anche nel settore del vending, con una miscela speciale che è andata a realizzare nella GDO retail, ma solo, voglio dire, appunto in casi specifici, e soprattutto con la presenza in altre fiere di ambito nazionale e internazionale come Host o Venditalia. Sì, abbiamo pure partecipato al Venditalia, all'Host, ora ci vogliamo affacciare anche in fiere a livello europeo. In Francia ora ce n'è una, quindi anche lì stiamo iniziando un po' a presentarci un po' dovunque, anche perché devo dire oggi siamo completi, facciamo le macchine, facciamo il caffè, quindi abbiamo chiuso il cerchio, quindi ci presentiamo come un'azienda strutturata. E speriamo bene ora. Ecco, allora a te vanno i miei più vivi e sinceri complimenti. È arrivato il momento di fornire un indirizzo di posta elettronica affinché chi è dall'altra parte un po' incuriosito prova a contattarvi senza alcun impegno per avere dei campioni, chiedere informazioni di natura commerciale e chissà elaborare una nuova relazione commerciale. Sì, l'indirizzo email info@starcoffeesrl.it. Naturalmente immagino che andando sul vostro sito si inizino a leggere tutte le informazioni del caso, le tante miscele con i tanti sistemi coperti. Sì, dove possiamo lì vedere sul sito le macchine, tutto quello che facciamo, abbiamo i contatti, insomma lì potete, entrando nel sito, potete contattarci, insomma, e lì vedete un po' tutto quello che facciamo, le varie miscele, come sono fatte, insomma, tutta la storia. Giuseppe, una curiosità, loro nel frattempo hanno visto solo le immagini del nuovo spot che avete realizzato, che io ho detto prima anticipando, molto simpatico, davvero scherzoso e autoironico, ma per poterlo vedere anche, diciamo, con la magia dell'audio, c'è un canale YouTube dove è appoggiato? Sì, ma anche nelle nostre pagine sia Facebook che Instagram, ecco. Si può vedere, la pagina esce sempre Star Coffee, sia Instagram che Facebook, e lì c'è lo spot pubblicitario che abbiamo mandato in onda, ma anche su TRM va in onda, insomma su vari canali regionali, locali. Giuseppe, grazie, allora rimando a tutti loro un contatto con info@starcoffeesrl.it per entrare in contatto con te e con il tuo staff commerciale. Noi ci rivediamo probabilmente a Parigi oppure naturalmente a Venditalia 2024. Ok, grazie a tutti.